Ciao a tutti ragazzi, io sono Scocco97, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qua come sempre su Football Manager 24 per proseguire la nostra avventura alla guida dei Monopoli. Per adesso il campionato sta andando abbastanza bene, così così, mentre la Champions sta andando molto bene, quindi bisogna fare un po' un bilancio tra le due cose e diciamo che tutto sommato va così così. Io vi chiedo di lasciare subito un bel mi piace, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi e andiamo allora subito con questo nuovo episodio alla guida dei Monopoli. L'ultima volta quindi ci siamo lasciati con la sconfitta purtroppo contro Bologna, la nostra seconda sconfitta stagionale, seconda sconfitta in campionato, nonostante una prestazione che ci avrebbe sicuramente consentito di portare a casa qualche punto in più. Però perdiamo contro Bologna, quindi sconfitti per la seconda volta, ma tutto sommato non va malissimo perché anche il Milan ha perso, quindi il distacco resta sempre quello, siamo a meno 5 dalla vetta attualmente, quindi per adesso bene così. Dobbiamo però proseguire adesso la nostra stagione andando verso la fine della prima parte e non sarà semplice perché dobbiamo affrontare innanzitutto il Sassuolo, poi due di Champions con Olympiakos e Eintracht. In mezzo a queste due partite avremo la sfida delle sfide contro il Milan, dopo di questa il Torino. Poi avremo in fila Fiorentina, Roma e Salernitana in campionato prima di affrontare all'inizio di gennaio il Milan di nuovo in Supercoppa. Quindi di nuovo contro il Milan, sempre grandi sfide contro il Milan, avremo giocato un miliardo di volte contro il Milan, ma va bene così. Iniziamo allora dalla prima partita di oggi in campionato contro il Sassuolo, neroverdi che ogni tanto, di tanto in tanto, ci hanno creato qualche problema che però di norma non dovrebbero essere un grandissimo ostacolo per noi. 4-3-3 per loro, Marcelo Gallardo sulla panchina dei sassuolesi, 4-3-3 quindi in modulo. E negli incontri precedenti, se andiamo a vedere, un pareggio nell'ultima sfida, per il resto solo vittorie. Anche qua, ragazzi, per favore, non capelliamo come nell'ultima occasione. Uno di questo, tra l'altro, questo 1-1 è uno dei pareggi che ci è costato lo scudetto l'anno scorso. Quindi impariamo dai nostri errori e andiamo a vincere contro Sassuolo. Su! È buono l'approccio dei Monopoli del primo tempo che riesce a trovare il varco giusto al 31esimo con Pejčinović. Lancia nello spazio Ramirez, sinistro, perfetto, battuto Provedel e questo ragazzo segna veramente sempre, veramente fortissimo. 1-0 per noi. Al 47esimo però avanti il Sassuolo con Mendy che entra in area, salta l'uomo con un destro perfetto sotto il 7. 1-1 per il Sassuolo, scadere del primo tempo. Nel secondo tempo però continua a spingere il Monopoli, Dorgu dentro per Ramirez, Georgiev raccoglie il pallone allontanato, il sinistro sul secondo palo, battuto Provedel, 2-1 per il Monopoli, torniamo avanti noi. Però nel recupero al 95esimo ci spingiamo ancora avanti, Magli fa tutto da solo, entra in area, salta tutti, il sinistro, battuto Provedel e finisce qua. Monopoli batte Sassuolo per 3-1, 3 punti importanti. Tre punti che ci fanno continuare a sognare e a credere, bravi così Ramirez, Georgiev e Magli ci consegnano il risultato. Un buon risultato, una buona vittoria, andiamo avanti così con una buona mentalità. E attenzione perché il Milan ha perso per 3-0 contro il Napoli, quindi veramente uno squadrone questo Napoli che riesce a battere tutti e la situazione si fa interessante. Milan 31, Napoli 30, noi a 29, dietro la Fiorentina 27, ma noi guardiamo solamente avanti. Siamo a meno 2 quindi dalla capolista. Ottima situazione per noi, ma adesso dobbiamo pensare a una partita importante in Champions League contro l'Olympiakos, primo in campionato in Grecia, ma ultimo, anzi, o meglio, verso gli ultimi posti, trentesimo nel girone unico di Champions League. Quindi non stanno facendo benissimo in Europa per il momento. 4-2-3-1, però attenzione, c'è Spendi qua davanti, Christian Spendi, che dovrebbe essere il fratello di quello Steven Spendi che abbiamo affrontato nell'Empoli invece. 4-2-3-1 per Ruben Baraja. Una squadra sempre insidiosa, quella dell'Olympiakos, quindi anche qua, attenzione, abbiamo bisogno di una vittoria, ma senza sottovalutare i nostri avversari. Anche qua però, considerando che la prossima partita è proprio contro il Milan, mando in campo un po' le seconde linee. Allora Bistrup a 39esimo, dentro per Pejčinović, ci porta avanti proprio lui, 1-0, ottimo avvio delle nostre seconde linee. Però poi nel secondo tempo parte meglio l'Olympiakos, con Spendi, appoggia per Agumé, il destro sul primo palo, battuto Alessi, per il gol del 1-1, ma continuiamo a spingere noi. Graf allarga per Bistrup, Florenzi riesce a controllare, ancora per Bistrup, cross di prima, Dorgu di testa, segna spesso di testa questo ragazzo ed è 2-1 per noi, torniamo avanti. Ma all'83esimo ancora Olympiakos con Kone che riesce a portarsi avanti, la scarica su Ortega, entra in area, in sinistra sul primo palo, battuto Alessi e finisce qua. Monopoli 2, Olympiakos 2, avevo detto che sarebbe stata una partita insidiosa, è stata una sfida equilibrata, soprattutto negli XG 1,69 per tutti e due. Risultato che ci sta, 2-2 che ci sta, un buon pareggio comunque, quindi secondo me
un risultato comunque apprezzabile. Continuiamo a non perdere in Champions League, questo è fondamentale, dimostra che siamo all'altezza di queste squadre, che meritiamo di stare dove stiamo. Buon punto per noi quindi, ma adesso pensiamo alla partita più importante di questo avvio di stagione, perché affrontiamo il Milan di Marcelino. È stato esonerato Unai Emery dopo la scorsa stagione non ottimale, ha cambiato allenatore quindi il Milan, e si vede perché ha cambiato anche modulo, 4-4-2, è arrivato un po' a copiarci. Marcelino che si schiererà davanti con un centravanti e una seconda punta impersonati da Abraham e Pafundi, in porta Maignan, Chukwueze, Leao che fa l'esterno di centrocampo, un po' strana questa cosa. Comunque gegenpress per il Milan e 4-4-2 negli incontri precedenti contro il Milan. Come detto, abbiamo sempre fatto molta fatica, due sconfitte nelle ultime due partite ufficiali, l'ultima è amichevole ma che non conta assolutamente niente, e ora vogliamo assolutamente tornare alla vittoria contro i rossoneri, ci serve come l'aria perché siamo a meno 2 dal Milan. Vincere significherebbe andare a meno 1 dal Napoli e andare al secondo posto sopra il Milan. Forza Monopoli, allora andiamo a vedere cosa c'è in campo. I ragazzi capiscono l'importanza della partita ma non si fanno impressionare da San Siro. Bastano 8 minuti per passare avanti. Ramirez, il cross sul secondo palo, Jeremy, arriva proprio lui, incornata vincente, 1-0 per il Monopoli, che tiene per tutta la partita il risultato fino al 92esimo, quando Ramirez su questo grande schema ci porta su 2-0 e finisce qua. Grande vittoria del Monopoli, sbanca San Siro. Finalmente portiamo a casa una vittoria contro i rossoneri, un 2-0 pesantissimo dopo una bellissima partita, molto equilibrata, molto molto davvero interessante, combattuta tra due squadre in grande forma. Milan però 0, Monopoli 2, 3 punti pesantissimi per noi, grande Monopoli. Cambia quindi non poco la classifica, perché attualmente Napoli primo a 33, noi secondi a 32, terzo Milan a 31, è cambiato tutto nel giro di 2-3 giornate. Dobbiamo assolutamente crederci, siamo in piena corsa, meritiamo di stare lì con queste due squadre, dobbiamo giocarcela fino alla fine. Andiamo avanti ora con le sfide di campionato, prossima sulla lista è il Torino, 17esimo in classifica, non sta per niente facendo una bella stagione, anche se ha cambiato presidenza e ha un bel sugar daddy qua che potrebbe concedere fondi illimitati alla squadra, ma non stanno per niente brillando, 17esimo in classifica, 11 punti in 14 partite. Insomma, hanno cambiato anche allenatore, che ha cambiato il modulo 4-4-2 per loro. In tanti stanno utilizzando questo modulo ultimamente, forse perché hanno visto che funziona con noi, chi lo sa. Insomma, Monopoli contro Torino, andiamo a vedere come ci siamo comportati in campo. L'avvio è assolutamente dei migliori, un solo minuto basta Monopoli per andare avanti con Martinez e questa botta da fuori, battuto Iversen, 1-0 per il Monopoli. Si vede subito che il Torino non c'è, perché al 22esimo Crisman dentro per Jeremy, di testa il nostro attaccante la butta dentro ed è 2-0 per noi. Allo scadere del primo tempo Stockrider dalla destra riesce a farsi tutta la fascia, la spara in mezzo per Jeremy, ancora lui, veramente fenomenale, doppietta per Jeremy ed è 3-0. Ma non è ancora finita, perché ancora prima della fine del primo tempo Crisman ci porta sul 4-0 dal dischetto, e all'inizio della ripresa Luna dalla sinistra appoggia per Madsen, ancora Luna al cross sul secondo palo, arriva Antonio Magli e fissa il finale sul 5-0. Una bella manita al Torino, una gran bella vittoria, 29 tiri, 13 in porta, grande XG, grandissima partita veramente di tutti quanti, grandissima prestazione di tutti quanti, anche Stankovic che gli abbiamo dato una chance tra i pali ha preso 8.1, grande prestazione anche per lui, ottima vittoria, 3 punti importanti per continuare a crederci. Adesso ci spostiamo però nuovamente in Europa, andiamo a giocare un'altra partita di Champions League contro l'Eintracht di Francoforte, che attenzione è campione in carica in Germania, ha vinto l'ultimo campionato a discapito del Borussia, del Bayern Monaco, quindi una squadra da non sottovalutare, pronosticati come quinti in classifica ma attualmente sono quinti, quindi stanno rispettando la squadra, ma anche loro si schierano con il 4-4-2, anche loro modulo speculare al nostro, anche qua quindi probabilmente ci copiano un pochino anche loro, ma noi siamo l'originale e allora dobbiamo andare assolutamente a vincere contro l'Eintracht, che si schiererà come detto con 4-4-2, è un gioco sulle fasce, esattamente come noi. Forza Monopoli, in casa giochiamo noi, in casa vinciamo noi. Quest'anno veramente i primi minuti fanno la differenza, ancora una volta i primissimi minuti della partita si porta avanti i Monopoli con Luna che entra in area così e spara un sinistro perfetto sul secondo palo, battuto da Abrovic per il vantaggio del Monopoli. Poi attenzione, ancora avanti Monopoli, inizia il secondo tempo con Giorgio, appoggia per Ramirez, ancora lui, timbra sempre il cartellino, 2-0.
Attenzione però alla reazione dell'Eintracht con Rothe dentro per Čuk. Di mezzo allo svantaggio, 2-1. Attenzione, Malmonopoli spinge, ci crede, 86esimo, Martinez entra in area dalla sinistra, si ferma, si gira, appoggia per Georgiev. Di prima, battuto Gavrovic ancora una volta e finisce qua. Monopoli 3, Eintracht 1, 3 punti importantissimi contro i campioni di Germania. Veramente questo dimostra che siamo una squadra forte e in forma. Grande vittoria per 3-1, 3 punti importanti che ancora una volta ci consegnano veramente un passo più vicino agli ottavi di finale di Champions. Perché attualmente la situazione è questa, siamo una delle tre squadre attualmente imbattute, sono Monopoli appunto, Bayern e Inter, ma noi abbiamo 14 punti, 4 in punti in più di questa zona playoff, quindi attualmente mancano due partite alla fine, ci basterebbe una vittoria nella prossima per essere sicuri degli ottavi. Intanto siamo sicuri di un posto ai playoff e anche questo è una notizia fantastica. 3 punti quindi contro l'Eintracht che ci hanno permesso di essere ancora lì con il PSG e addirittura sognare il primo posto nel girone unico. Non è detta l'ultima parola, non si sa mai, dobbiamo crederci. Benissimo, quindi per adesso un mese di dicembre veramente entusiasmante. 2-0 contro il Milan in trasferta, 5-0 con il Toro, 3-1 contro l'Eintracht. Abbiamo altre tre partite non facili però insidiose. Fiorentina in trasferta, Roma in casa e Salernitana in trasferta. Iniziamo dalla Viola, che non è in un'ottima posizione attualmente, settima in classifica, così come pronosticata, però non sta brillando. 3-5-2 per loro, un po' un blocco difensivo. Michael Wimmer sulla panchina della Fiorentina, sconfitta per 4-0 nell'ultima partita di campionato. Anche contro la Fiorentina abbiamo sempre fatto un po' di difficoltà, come sapete, nei primi anni, ma negli ultimi due anni c'è da dire che abbiamo sempre e solo vinto 2-1, 2-1, 3-2, 5-0. Anche qua mi aspetto di portare a casa una gran bella vittoria, quindi contro la Fiorentina, perché quest'anno siamo nettamente noi la squadra più forte tra le due. E allora forza Monopoli, fatemi vedere di cosa siete capaci. Ormai la Fiorentina è roba nostra, al 20esimo, avanti Monopoli, Aspiensen, lancio per Georgiev, la spara in mezzo, c'è Ramirez, sempre lui, 1-0 per noi, ci portiamo avanti a casa della Fiorentina. Poi al 43esimo Lescur si spinge sulla sinistra, appoggia per Dorgu, dentro per Ramirez, ancora lui, la doppietta ed è 2-0 per i Monopoli. Nel secondo tempo continuiamo a spingere, non abbiamo mai abbastanza, ancora Lescur, ancora per Dorgu, ancora in mezzo, stavolta c'è Jeremy però che segna il gol del 3-0. Grande partita oggi per noi. 64esimo, ancora avanti Monopoli con Martinez, lancio perfetto per Ramirez, ha occasione di fare la tripletta e la fa, battuto Vanja Milinkovic-Savic, 4-0 e tripletta di Ramirez. Dorgu poi dentro per Tikvic, la zuccata vincente, 77esimo, 5-0. All'81esimo lasciamo giusto lo spazio per il gol della bandiera, Nico Gonzalez entra in area, appoggia, la mette in mezzo, Puccini non può sbagliare e finisce qua. Fiorentina 1, Monopoli 5, grande vittoria roboante contro la Fiorentina, veramente stiamo segnando a raffica, un attacco veramente molto prolifico e stiamo giocando veramente veramente bene. Bravi ragazzi, 3 punti pesantissimi, importantissimi, che ci servono per continuare la nostra marcia, la nostra corsa verso la lotta al titolo. E ci sono belle notizie, perché il Napoli perde per 2-0 contro la Roma, significa che il Monopoli torna in testa della classifica. La classifica attualmente dice Monopoli primo a 38, poi Milan 37, poi Napoli 36. Bene così, grandissima Roma che ha battuto il Napoli. Di cattivo c'è che il nostro prossimo avversario è proprio la Roma. 3-4-1-2 per loro, Giorgio Contini sulla panchina dei giallorossi, quindi attenzione a questa squadra che ha appena battuto il Napoli per 2-0, sicuramente molto insidiosa. Debito mostruoso anche per la Roma che rischia i posti in Europa, però per adesso stanno riuscendo a tenere la barra dritta. 3 quindi, 4-1-2 per loro, palla lunga come stile di gioco, veramente pessimo. Non mi piace assolutamente. Se andiamo a vedere gli incontri precedenti, arriviamo da 3 risultati utili consecutivi contro la Roma, quindi mi aspetto anche qua di portare a casa un buon risultato in vista delle prossime partite che non saranno facili. Bisogna portare a casa subito queste vittorie contro queste squadre che non sono in ottima forma, perché attualmente la Roma è 13esima in classifica, quindi assolutamente non in forma. Dobbiamo andare a sfruttare questo momento. Forza Monopoli contro la Roma, andiamo a vedere cosa è successo. C'è da dire che però sono sempre molto combattute le sfide contro la Roma. Al 21esimo passa avanti i Monopoli con Lescur dentro per Jeremy. Ancora lui, segna sempre. 1-0 per i Monopoli. Però continua a spingere la Roma nel secondo tempo.
dentro per Solbes, a lontana la difesa Zalewski, quindi per Battaglia ancora Scamacca. 1-1, gol del pareggio e finisce qua. Monopoli 1, Roma 1. Purtroppo non riusciamo ad andare oltre il pareggio dopo aver giocato comunque una buonissima partita, forse avremmo meritato anche la vittoria, ma non riusciamo ad abbattere il muro giallo-rosso che ha fatto un po' di bunker in questa zona qua. 1-1 però finisce qua, quindi un punto per noi, un punto per la Roma, proprio quando avevamo l'occasione di impostare la nostra fuga non ce la facciamo a scappare e portiamo a casa solamente un punto. Non importa, comunque bravi ragazzi, buona prestazione, sicuramente siamo ancora sul pezzo, ci siamo messi molto bene. Ora andiamo a vedere l'ultima partita del mese di dicembre. Chiudiamo il 2030 con la partita contro la Salernitana. Giocheremo praticamente a ridosso della fine dell'anno contro i Granata, che sono quindicesimi in classifica, arrivano da due sconfitte per 4-0 contro Frosinone e Napoli, veramente due batoste impressionanti. Salernitana per adesso quindicesima, quindi con 18 punti in 17 partite. Non ottimo rendimento dei Granata con Dionisi sulla panchina della squadra salernitana, che mi aspetto anche qua di riuscire a battere. La Roma sicuramente è un avversario più forte, abbiamo giocato una buona partita, quindi contro un avversario inferiore come la Salernitana mi aspetto di giocare un'altra grande partita come nelle scorse gare. Quindi forza Monopoli, andiamo a vedere come ci siamo comportati nell'ultima partita del 2030. La partita si mette nel verso giusto dopo 11 minuti, quando Magli dalla destra riesce a trovare lo spazio giusto per metterlo in mezzo, dove arriva Martinez sul primo palo come un condor a battere Hansen per il vantaggio dei Monopoli. Al 20esimo poi Dorgu dentro dalla bandierina per Ruot, che non riesce a batterla di testa, poi Griezmann sfrutta il pallone vagante per portarci sul 2-0. Nel secondo tempo avanti il Salernitana, attenzione con Aranda che controlla, entra in area, fa tutto da solo, sul secondo palo battuto Alessi, di mezzo allo svantaggio, ma spinge il Monopoli allora per tornare avanti ancora. Luna scambia involontariamente con Golosinshvili, poi Ramirez di testa sulla respinta, ancora lui, 3-1 per il Monopoli. La riapre ancora una volta la Salernitana con il gol di Martinez, tre volte Alessi non ce la fa, due grandi parate ma la terza deve capitolare, ma finisce qua. Salernitana 2, Monopoli 3. Anche qua, gran bella vittoria di carattere contro una squadra come la Salernitana che ci ha creduto fino alla fine, però bella vittoria da parte nostra, due gol dei nostri centrocampisti centrali, Martinez e Griezmann, e gol di Ramirez, ci portano quindi tre punti importanti nell'ultima partita dell'anno ed è l'ultima partita anche dell'andata. Non è vero, ho detto una bugia, non era l'ultima partita dell'andata, me ne manca ancora una, ma questa è la classifica per il momento. Monopoli primo 42, il Milan con una partita in meno, secondo a 40, quindi attenzione, siamo potenzialmente a meno 1, e il Napoli che ha appena perso contro il Monza scivola al quarto posto a 39 punti, poi c'è l'Inter dietro lì, Guascone a 39, però con una partita in più. Quindi per adesso ottimo, ottimo campionato per noi, siamo assolutamente in pienissima lotta e ci meritiamo di essere lì. Stiamo facendo una grande stagione, abbiamo fatto 51 gol, subiti 18, quindi anche la difesa è in linea con quello che dovrebbe essere per le migliori squadre del campionato, quindi bene così. Andiamo a chiudere però l'episodio di oggi con la Supercoppa, perché dovremo affrontare il Milan nella semifinale di Supercoppa, come abbiamo detto, dall'altra parte del tabellone Napoli e Inter. Senza indugio allora andiamo a vedere subito come ci siamo comportati in campo in questa semifinale di Supercoppa, trofeo che non siamo mai riusciti a vincere, solamente una volta in finale, sempre veramente molto ostico per noi. Panettone e pandori mangiati sotto Natale hanno sicuramente fatto la differenza, perché il Milan ha più verve e si vede. Al 20esimo Wharton tira questo sinistro che batte Alessi e vantaggio del Milan dopo 20 minuti. Nel secondo tempo però al 60esimo arriva la reazione del Monopoli con Georgiev di testa sull'assist di Dorgu, il pareggio del Monopoli, ma spinge ancora il Milan con Baldanzi, Vezzo per Bacic, poi bello il lancio per Baldanzi di testa, Alessi qua poteva fare sicuramente meglio per il nuovo vantaggio del Milan. Il Monopoli ci crede, continua a spingere, a provarci, ma al 95esimo chiude la partita il Milan ancora con Baldanzi di sinistro sul secondo palo, battuto Alessi, la doppietta personale di Baldanzi e finisce qua. Milan 3, Monopoli 1, ancora una volta usciamo in semifinale di Supercoppa, un trofeo che veramente non ci va giù, e perdiamo ancora una volta contro il Milan, ma va bene così, la partita importante, quella di campionato, l'abbiamo vinta noi, non importa, questa qua è una sconfitta che ci può stare, della Supercoppa non mi interessa particolarmente, quindi va bene così. Perdiamo per 3-1, prestazione comunque discreta, ma non importa,
Adesso andiamo a vederci la finale, quindi per il terzo posto, che chissà contro chi sarà. Dall'altra parte del tabellone, il Napoli batte l'Inter ai tempi supplementari per 2-1, quindi sarà l'Inter il nostro avversario nella finale per il terzo posto. Abbiamo già incontrato in campionato, finì 0-0 in quell'occasione. Speriamo che la partita questa volta sia più divertente, ma a noi francamente non è che ce ne freghe moltissimo. Quindi, finale per il terzo posto, ultima partita dell'episodio di oggi, andiamo a vedere Monopoli contro Inter. L'inizio questa volta però è horror, perché bastano 3 minuti ai nerazzurri per passare avanti. Alvarez per Dumfries, dentro per Frattesi, il destro sul filo del fuorigioco porta avanti i nerazzurri, ma arriva la reazione del Monopoli con Mazza dal 22esimo, corta per Luna, poi Advaldo, nostro nuovo acquisto, Florenzi da fuori, il sinistro perfetto di Florenzi, 1-1. Poi il 24esimo, 2 minuti più tardi, Stockrider entra in area, Victor Gomez ancora per Florenzi, la doppietta di Florenzi con 2 gol da fuori area, grandissimo Florenzi, 2-1 per noi. Secondo tempo, Tikvic, ancora lui con la sua zucca grossa, ci porta sul 3-1 e questo è il finale. Monopoli batte Inter per 3-1, doppietta di Florenzi, gol di Tikvic in testa, c'è anche un rigore fallito da Dorgo, 82esimo, ma non importa perché il vantaggio iniziale di Frattesi è stato ribaltato e vinciamo noi. Quindi Monopoli batte Inter 3-1 e ci guadagniamo così il terzo posto della Supercoppa. Chi se ne frega? A nessuno assolutamente, ma va bene così, un buon test per vedere come ci comportiamo contro l'Inter. Una buona vittoria quindi contro l'Inter per 3-1 in Supercoppa, che se non altro ci dà un po' di morale e un po' di fiducia per le prossime partite contro le big. C'è però un nuovo giocatore che avete visto appena nella partita contro l'Inter, si tratta di un centrocampista centrale. Allora, il discorso è questo, avanzavano un po' di soldi e l'unico ruolo che veramente aveva bisogno di un miglioramento era quello del regista avanzato, attualmente occupato da Aspiensen o Crisman. Quindi siamo andati ad ingaggiare il centrocampista centrale Advaldo, brasiliano, ma con passaporto svizzero, che ci consente di non utilizzare un posto per un giocatore extracomunitario, ottimo per noi. Andiamo ad acquistare quindi Advaldo come regista avanzato, 22enne, con delle qualità impressionanti, controllo di palla 17, dribbling 16, passaggi 16, tecnica 16, gioco di squadra, decisioni, senza palla, veramente un ottimo giocatore. Anche le caratteristiche fisiche non sono per niente male e l'abbiamo acquistato per la somma record di 30 milioni dal Paris Saint-Germain, che non lo stava utilizzando al suo meglio. Noi abbiamo pensato che potessimo dargli una chance, 30 milioni spalmati con 15 milioni e mezzo subito e altri 15 milioni in 3 anni più altri bonus, quindi per potercelo permettere abbiamo dovuto fare un po' dei magheggi finanziari, non è vero, sono semplicemente offerte dilazionate nel tempo, ma portiamo a casa, secondo me, veramente un ottimo giocatore. Advaldo quindi ci aiuterà nella seconda parte di stagione a lottare per il titolo, che per il momento siamo in piena corsa, ma Advaldo deve essere il nostro uomo in più lì in mezzo al campo. Ebbene, quindi direi che su questa bella vittoria contro l'Inter, su questo ottimo nuovo acquisto, il più costoso della storia del Monopoli, Advaldo per 30 milioni, e su questa buona, buonissima, ottima posizione di campionato, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, se siete iscritti iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con il Monopoli, grazie e ciao ciao!